Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi apriamo con il proverbio: marzo tinge, aprile dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Oggi è il 18 marzo, San Salvatore e San Cirillo si festeggiano. A Roma il sole è sorto alle 6.17 e tramonta alle 18.19 ora solare, a Milano alle 6.30 e tramonta alle 18.32, luna che si leva alle 4.48 e tramonta alle 14.15. Accadde oggi nel 1925 un incendio distrugge molti personaggi esposti nel famoso museo delle cere Madame Tussaud a Londra. In questo giorno del 1944 l'eruzione del Vesuvio viene ripresa dai soldati americani stanziati a Napoli, unica eruzione documentata attraverso i filmati. È il 64 quando viene aperto al traffico il traforo del Gran San Bernardo. E ancora nel 1986 a Milano Michele Sindone e Roberto Venutucci vengono condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. Il 18 marzo del 1989 in Egitto una mummia vecchia di 4.400 anni viene trovata nella piramide di Cheope. Un anno dopo, nel 1990, 12 dipinti per un valore di totale di 100 milioni di dollari vengono rubati dall'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston nel Massachusetts. È il più grande furto d'arte nella storia degli Stati Uniti d'America. Nel 1992 la Microsoft distribuisce Windows 3.1. In questo giorno del 2015 a Tunisi, attacco terroristico presso il Museo Nazionale del Bardo, 22 furono i morti. I nati di oggi: nel 62 Massimo Giletti, conduttore TV, Bobby Solo, cantante, Walter Tobagi, giornalista italiano. Mentre ci lascia in questa giornata, nel 2011 Enzo Cannavale, attore nato a Castellammare di Stabia. La nostra frase aforisma: solo la miseria è senza invidia, lo dice Giovanni Boccaccio. Io mi fermo, grazie per averci guardati, il nostro almanacco torna domani, un saluto da Gino Comentale e ovviamente da Stereo 5 TV. Ciao, a domani. L'almanacco torna domani.